Ringrazio poi appunto la sezione dei veterani dello sport per l'invito e per l'idea di premiare un atleta, uno sportivo, un campione come Daniele Bennati, che, come diceva appunto il presidente dei veterani della sezione veterani Carlo Venucci, dalle due ruote della bicicletta, dopo tanti successi, ci auguriamo che adesso ne ottenga sulle quattro ruote, ovvero quelle dell'ammiraglia, con la quale seguirà i campioni italiani tuttora in attività. Beh, adesso diciamo che sto cercando di impostare il mio lavoro, la mia impronta e cercare di comunque trasmettere cose importanti ai miei ragazzi, ancora abbastanza presto, però nella mia testa ci sono delle idee che vorrò mettere in pratica, per cui avrò tutto il tempo per sistemare queste cose. Quindi gli appuntamenti importanti ci saranno ad agosto con il campionato europeo e poi a fine settembre con il campionato del mondo. Qui bisogna conoscere bene i giovani, e in questo caso nel ciclismo bisogna comunque mettersi nelle condizioni che i giovani, come dicevo prima, nascono già con un imprinting molto diverso da quando ho iniziato a correre io, e chiaramente non sono passati secoli, però già è cambiato tantissimo. Ma l'augurio è quello che sia, visto che manca poco alla fine di questo 2021, che il 2022 sia più bello dal punto di vista delle soddisfazioni. Per quanto mi riguarda, spero che questa nuova Avventura. veste, questa nuova avventura possa essere ricca di soddisfazioni. L'augurio che faccio a me stesso, al comune e a tutti gli sportivi è di non dover ridare aiuti Covid nel 2022, ma anzi di andare avanti con lo sport, che lo sport non si fermi, ovviamente in sicurezza, rispettando le regole, con il vaccino, con il Green Pass. Le regole sono la prima cosa. Quello che è il nostro impegno per il 2022, che abbiamo già preso, è di andare avanti nella manutenzione degli impianti sportivi, terminare la ricognizione e fare nuovi bandi per nuove gestioni, premiando le società sportive che in città vorranno investire sui nostri impianti.